Controlli di vicinato? Quando i cittadini si sentono insicuri, chiedono anche quelli. Riparte Dacioni, consigliere comunale di Schio, promotore della chat già attiva su WhatsApp con un centinaio di volontari, l'idea di costituire i primi gruppi di controllo di vicinato. Idea che ora viene condivisa anche da alcune associazioni di consumatori che ritengono che i controlli di vicinato siano un valido deterrente al degrado urbano a partire dal fenomeno dei furti. Nei giorni scorsi abbiamo organizzato una riunione coinvolgendo un gruppo di cittadini residenti in particolar modo a Santissima Trinità e a Marè, due quartieri di Schio che più di altri hanno subito l'odioso fenomeno dei furti in appartamento. A questa riunione abbiamo stabilito di iniziare il percorso per giungere al controllo di vicinato vero e proprio, ovvero all'applicazione dei principi della sicurezza partecipata. Cioni rilancia, ritornando sulla richiesta di qualche anno fa, formulata in consiglio comunale e poi bocciata, di istituire gruppi di sentinelle che tenessero d'occhio i vari quartieri della città. Una parziale soluzione ai problemi, fa eco il sindaco, che non disdegna l'idea, sulla quale però nutre ancora qualche titubanza. Non sono certo contrario al fatto che i cittadini possano aumentare la loro sensibilità nel controllare ciò che avviene intorno a loro. Bisogna però stare molto attenti alle informazioni che si danno e soprattutto alle indicazioni. È infatti titolare dell'intervento di pubblica sicurezza esclusivamente le forze di polizia, quindi polizia locale o carabinieri in questo caso.